Io non abitavo qua a Novi, all'epoca che sono andata via, sono venuta a Novi dopo che mi sono sposata, perciò queste non le conoscevo neanche quell'anno che sono andata in risaia io, Piemonte. Perciò. Beh, eri giovane allora. Sì, dovevo sposata. Non sposata. No, non ero sposata. Ti ho detto che sono venuta a abitare a Novi tramite il matrimonio, quando mi sono sposata. Così. In Dusserti, in Piemonte? A Novara. Però il nome della cassina Novara, non me lo ricordo. Non mi ricordo il nome della cassina, no? So solo che ero andata via quell'anno, l'unico anno che ho fatto in risaia, con una mia cugina che aveva con sé sua figlia, sua nipote, figlia di una sorella, un'altra nipote da parte di suo marito, di questa mia cugina, e c'ero io. Eravamo un gruppetto, tutti parenti praticamente. È stato l'anno del 52, perché c'era questa cascina, questa azienda che aveva una richiesta forte di donne, perché aveva molta risaia. E allora mi hanno chiesto: vuoi venire che c'è il posto da andare? Perché allora si andava tramite collocamento, ufficio di collocamento, non è che si andasse via così alla sbaraglia. Sì, chiamavano i padroni, è vero. Voi che... le richieste, sì, ogni paese c'era. Noi quando siamo andati via eravamo in all'ufficio di collocamento. 95 di Novi e le altre alla Casa Rossa. Noi eravamo 150. Si trovavamo alla Casinascia. Si chiamava la spedizione proprio diretta volta del Piemonte a Modena, mi ricordo che da Rolo partiva da Rolo, arrivavamo a Modena, da Modena si partiva col treno che si arrivava, che andava a Novara, che andava a Vercelli e così via, perché erano due o tre. Ma quante donne! Sono andata via che avevo 14 anni appena compiuti. Invece io sono stata fortunata, ne avevo 16. Avevi due anni in più, meno male. Io il mio primo anno è stato il 1940. Anche nel 40. Quando proprio il Duce ha dichiarato guerra alla Germania. E sono andata a San Pietro Mosella. E tu quanti anni avevi? Io avevo... E la Gneva Sanders, che ne avevo 14. Allora come me. Siamo andati via, io ne avevo 14, tu 16. Una bella carriera davanti. Di vostra. Poi, piccolina io sono, L'acqua si figuri a 14 anni cos'ero, poi ero magrissima. Il titolare, il padrone, si credeva che fosse andata con la mia mamma e lasciata lì, perché non potevo, insomma, non aveva nessuno da mettermi a casa. Invece no, era andata operaia. Però non hai preso i soldi da operaia? Chi? Tu non hai fatto. Adesso non... No, perché a 14 anni non pagavano. Non ricordo, guarda, non ricordo. Sì, ma... Però so solo che facevo una mezza giornata in risaia, poi avevano una bambina, il padrone aveva una bambina, allora il pomeriggio io stavo a casa tenendo dietro questa bambina. Facevi da bambinaia. Avevo fatto un po' da bambinaia, perché secondo me ci ho fatto un po' compassione quel tempo. Non so. Ma più che compassione, si diverte a giocare con la mia bambina. Comunque sono stati anche abbastanza bravi, vero? Io ho fatto così, insomma, il primo anno. Poi abbiamo continuato tutti gli anni. Il 14 e il 40. Del 40 e 48 in filo ho sempre fatto tutti gli anni, anche il tempo di guerra, nel 45, 44, 43 li ho fatti tutti. Delle lotte abbiamo fatto dal 45, del 44 a non finire, e facevamo lo sciopero,
Ma poi il padrone non ti dava da mangiare il pranzo quella giornata lì, non ti davano. Però allora c'era una donna del paese, brava, che aiutavamo anche, le donne del paese, allora ci davano da mangiare. Ci davano da mangiare.